La volevate in tanti ed è finalmente disponibile. In diverse tonalità e tipologie, la maglietta ufficiale di Violetta Merda. Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic 95 Ikta e bentornati su Pokémon X e Y Extreme Randomizer col nostro fedele compagno Tuberanzaku. Tuberanzaku. Ragazzi, benvenuti all'ultimo episodio di questa Extreme Randomizer in compagnia di Federic. Io voglio, prima di iniziare questa sfida epica, voglio ringraziare Federic per l'ospitalità sul suo canale e voglio ringraziare tutti voi per questa splendida esperienza. Grazie, ripasso la linea. Allenatori, vi ringraziamo veramente con il cuore per questo ultimo episodio. Vi chiediamo sin da subito un bel pollice in su, perché oggi si deciderà il campione di Kalos. Esatto. Mi raccomando, allenatori, contiamo su di voi. Ma prima di iniziare, ci tengo tantissimo a ringraziare Shabarai. Esatto. Vi lascio il suo canale qua sotto in descrizione, che ci ha naturalmente fornito la possibilità di fare questa Extreme tramite le sue doti di online hacker. E le squadre che vedrete oggi le abbiamo create insieme a lui. Esatto. Quindi ci ha dato una mano, perché lui è veramente molto bravo nel competitivo. Esatto. E non potevamo usare i Pokémon randomizzati, perché se andavamo online ci bannavano. Bannavano no, ma non ci facevano entrare proprio. Quindi esatto. Non vabbè, potevamo. Li abbiamo ricreati da zero e con le giuste appunto mosse, abilità e strumenti vari. Esatto. Ok? Quindi Mirko, io direi di sfidarti e di iniziare subito una sfida. Che dici? Sì, sono pronto. Facciamo una lotta in singolo, ci sta? Sì, io metto le mani davanti, ragazzi. Io so giocare pochissimo nel competitivo, quindi ecco, metto le mani davanti. Ti sto invitando, eh? Vai, non mi è arrivato ancora niente. Vuoi attivare la chat? No? Ok. Anch'io, ragazzi, non gioco molto competitivo, però dai, giochiamo tutte e due al meglio che possiamo. Sì, beh, io sono un giocatore amatoriale al massimo, quindi ragazzi, sono, diciamo, come la maggior parte di voi. Allora, Pokémon speciali, uguali, handicap no, ok. Ti sto sfidando, eh? Vai, devo salvare il gioco. Perfetto. Ovviamente le mosse che vedrete sui nostri Pokémon sono diverse da quelle con cui li abbiamo lasciati, perché li abbiamo dovuti ricostruire da zero. Vai alla lotta. Vai alla lotta. Ah no, lista Pokémon. Ok, vediamo un attimo lista Pokémon. E tra l'altro, cari amici, non so se avete avuto modo di vedere, ma ho inserito nella mia squadra Mewtwo, che non ha il soprannome Federic 95 Ita, ma l'importante è che lo sappiamo noi. Certo, certo. Ma che dobbiamo certo selezionare solo pochi, solo tre Pokémon? No. No, no, se fai primo, secondo, ah, okay, terzo, quarto, quinto e così via. Diciamo, io li metto casuali, come va? Vai, perfetto. Tanto poi nel durante, quando muore uno, posso decidere chi mandare in campo? Certo. Ah, ok. Certo. Ci siamo, allenatori, siete allora pronti? Alla vigilia di questa sfida era un toto scommesse su, anzi, con il quale Pokémon iniziare. Okay. Io vado con Kurama e Federic va con Arceus. Attenzione, allenatori. Attenzione. Sfidona. Ok, io direi subito di iniziare la lotta. Credo che le mosse abbiamo assegnato tutti i Pokémon siano più che decenti. Ci va di fuoco, no, bomba, Marcheus evita l'attacco. Attenzione, Ombre Artigli. È andata subito, ragazzi, subito la fortuna che ci segue proprio, eh. Guarda, ci riprovo di nuovo. Vai. Oh, questa volta va a segno, questa volta va a segno. So.
Mamma mia quanto mi leva. Danza spada. Mamma mia quanto mi leva, troppo. Arceus nemico aumenta cosa? L'attacco? Sì, sì, sì. Allora sì, ragazzi, sì, io devo tentare di buttarlo giù con un altro fuoco bomba. Ma questa volta mi dispiace, bro. Rapido. Bravo. Questa volta è andata male. È vero, buona. Questa, ragazzi, è una bella combo, eh. Entro subito in campo con il mio caro amico Mewtwo. Qua vince quello più veloce. Sì. In teoria dovrebbe essere il tuo. Spera di no. Spera di no, perché sennò ti sciotto. Ok. Sicobotta. No, cavolo, questo mi fa male. È un attacco stabbato, ho dovuto utilizzare. Mamma mia. Muore Arceus. Porca miseria. Ora, contro Mewtwo, chi le mando, ragazzi? Mewtwo perde. Perché? Vabbè. Chi le mando contro Mewtwo? Bella mossa. Dovrei essere più veloce. Eh sì, perché l'unico attacco ombra spettro lo aveva Arceus. Sì. Extreme. Attenzione, Extreme. È una bella sfida, raga, una bella sfida. Sì. Porca miseria, ma quanto Fulmine sei veloce? Di non Pegasus. È possibile. Bu. Cioè, raga, è fortissimo sto coso. Mamma mia, come va Federic 95. Raga, non si chiama Mewtwo, ok? Si chiama Federic 95 Ita. È forte, raga, sto Mewtwo è veramente forte, porca puttana. Ragazzi, 2-1. Questa è la sfida più attesa di YouTube Italia nel settore Pokémon. È forte, raga, è forte sto Mewtwo. Vediamo chi mi butti dentro. Mi stanno tremando le gambe, sono sincero, ragazzi. Non so chi buttarti dentro in realtà. L'attenzione è alta. Quel fulmine è mi dà abbastanza fastidio e quel Mewtwo è velocissimo. Sì, molto veloce, sì. Mamma mia. Bella domanda, non potrei fare praticamente nulla. Perché? Praticamente ti ha bloccato. Ti ho bloccato? Mewtwo è forte, raga. È veramente fortissimo. Troppo. Scusate, ma il microfono è acceso? È tutto a posto? Perché no? Comunque non vo- Ok, sì, è tutto a posto. Sto controllando i miei Pokémon per vedere chi potrei mandare. Veloce, veloce per farti male, ma. Non lo so. Forse. Vabbè, extra rapido di Arceus poteva essere buono per togliermi qualcosa, ma... Ma che ti leva? Vabbè, Raga, sto schemando lui, comunque lui c'ha fulmine. E fulmine mi frega. Sto coso ci avrà anche sicuramente psichico, fuoco bomba, gelo raggio, queste mosse qua ce l'avrà sicure tutte. Sto controllando i miei Pokémon, raga, sto controllando... Sì, sì, vai, vai. Il mio Mewtwo è qui che aspetta. Nel frattempo Goku? No, raga. Ai. Perché ci ho messo troppo a scegliere il Pokémon. Ci ho messo troppo. Allora, con Goku, allora lui è lotta oppure acciaio? Io me la provo a giocare così. Vediamo se ho fatto una giusta scelta. Ci proviamo. Vai. Attacchi prima, buono. Perde qualche PS. Fatto bene. Boom. No, ho sbagliato proprio io, ragazzi, a mettere super Lucario, efficace. Raga. Quel Mewtwo è troppo forte. Ma continua a perdere PS, questo va a finire che porco due mi si muore da solo. No, raga, è troppo forte. Io avrei dovuto mandare Blue Dragon, ma secondo me è troppo OP. Veramente vai. Troppo. Mewtwo, vedi, gelo no, ce l'ha tutte, raga. Ba-bam. Ce l'ha tutte, guarda. Vabbè. Mamma mia, Federic 95 Ita, come va? Colpisce. Ma è Mewtwo e Mewtwo, raga, cioè... È il top. Secondo me è manco stata la cattura, metro nella squadra, la cattura chiave. Non ci stava da mettere in squadra sto coso. Fiammetta. Raga. Allora adesso ti devo colpire con il mio attacco fulmine. Lo so, ce l'hai tutte. È velocissimo il tuo coso. La mega evoluzione. È velocissimo. È vero che magari vedi, raga, è impressionante. Ma non so, non te lo ci...
Non è molto efficace. No, perché sono di tipo drago. Ah, merda, allora ho sbagliato. In realtà avrei dovuto mettere Charizard sin dall'inizio, sarebbe stata la cosa migliore, raga. Beh, oddio, sì, probabilmente sì. Hai subito il contraccolpo, aia. Eh sì. E adesso entra il mio secondo leggendario, Rayquaza. Mio caro Rayquaza. Rayquaza è forte. Facciamogli vedere che cosa sappiamo fare. Forse s'attacco. Vai, è troppo veloce. È più veloce lui, raga. Vai fanculo. Yes. Troppo veloce. Nulla. Mi rimane l'ultimo. Che è Heart. Ma che bellino, tortellino. È un peccato se ti facessi la banda scelta. Sicuramente c'hai o gelo raggio, cose del genere. Che cazzo c'ha il tuo riguardo? Scusa, perché ma perché la banda scelta consente di usare soltanto drag artigli? Perché? Adesso sì. E fino a quando? Per sempre. Ma che cavolo. La potenza. Ho capito, ma contro Art, cioè, faccio una pippa. Guarda tanto. Oddio, cazzo, mica, mi togli, mica tanto. Mi togli tantissimo. Buono, pietra taglio, cioè, non vedi, morire, raga, cioè. Bravissimo, signori e signore. È con immenso piacere dai, che colui però, che dai, ha terminato dai. Per primo la Lega di Kalos è il campione effettivo grazie a tre Pokémon: Rayquaza, Mewtwo e Kurama. Sì. Okay. Kurama è stata un ottimo capro espiatorio. Ti ha tolto un po' con fuoco bomba. E probabilmente se fosse andato a segno il mio primo fuoco bomba, avrei speso soltanto due Pokémon. Ma secondo me con la storia di Mewtwo, no, e già Mewtwo e Keldeo sono due Pokémon che secondo me ce l'ha poco da fa. Ma soprattutto anche Rayquaza è veramente pazzesco. No, Mewtwo è Mewtwo, cazzo, è una belva, raga. Cioè, contro i Pokémon normali, contro gli starter, che vuoi fare? Guarda, ti dirò, secondo me hai sbagliato, dovevi mettere subito la comunicazione. Ah, ok. Dovevi metterlo subito Charizard e farlo mega evolvere subito. Ma mi sono sbagliato, perché io credevo che la mega ce l'aveva quel cazzo si chiama Lucario. Però l'ho messa in verità a Charizard. Però il problema di Charizard è che uno non l'ho messo e due ho fatto aspettare troppo tempo e ho messo Lucario. Quello ho sbagliato. Esatto. Stavo ragionando, ma passava il tempo. Eh no, più che altro perché hai praticamente fatto morire un Pokémon a caso proprio. Sì, perché random. Io volevo mettere Fiammetta o al massimo mettere qualcun altro tipo Extreme, non lo so. Però, boh, vabbè, è andata così. Il mio Arceus, se è vero, poteva fare il culo a parecchi Pokémon della tua squadra. Oddio, però aspetta, ti dico, se ci pensi, i fuochi bomba di Kurama, se fossero andati a segno tutti e due, probabilmente Arceus non l'avrebbe raccontata. È anche vero che ho sbagliato io a giocarmela da subito con il fuoco bomba. Se non ti avessi tolto un bel po' con il fuoco bomba, adesso la situazione sarebbe molto diversa, Boh, in realtà è soltanto una questione di Di in scelte. Questi casi non ci abbiamo team competitivi. No, vince chi c'ha i Pokémon più, chi sta a giocare meglio, chi c'ha i Pokémon un po' più. Esatto. Perché il mio, ti dico, il mio Arceus di velocità c'aveva un bel po'. Ma non solo, anche il mio Extreme c'aveva tanto di velocità. Il tuo Mewtwo però era veramente veloce. Io non avrei fatto il danza spada. Il danza spada non l'avrei fatto. Il danza spada? Sì. Era una cosa in più, perché se io ti facevo ombre artigli ti attaccavo e ti distruggevo. Facendo il danza spada però mi aumentavo l'attacco per il turno dopo, per dopo che c'avevo extra lo so rapido. Ma dovevi mettere in preventivo che non ci saresti arrivato. O no, invece sì. Perché quando ti ho fatto ombre artigli speravo di attaccare per primo. Se io attaccavo per primo il tuo Mewtwo con l'attacco boostato, il mio Mewtwo moriva, capito? È vero.
È questo ti metto in conto. Ma tu comunque c'hai dei buoni Pokémon in squadra. Sì, anche io ce l'ho buoni. Sì, comunque sono Pokémon, ragazzi, che noi ci siamo costruiti avanzando nella storia. Quindi sì, hanno mosse diverse, perché altrimenti non potevamo fare la sfida. Ma comunque sono sempre loro. Cioè, Pokémon che noi abbiamo catturato durante tutta questa avventura. Adesso io vorrei che quelli tra di voi vadano sotto nei commenti e mi scriviate che cosa ne pensate di questa sfida, oppure come l'avreste giocata voi al posto di uno dei due, ok? Date il vostro parere, insomma. Un po' come si fa nel post partita, eh? Esatto. Fede, allora, come molti di voi, come molti sapranno, questo è l'ultimo episodio della nostra Extreme, ok? Yes. Quindi io voglio ringraziare tutti per aver creato un grande brand come Violetta Merda. Che brand. Voglio ringraziare anche Federic per avermi portato con lui in questa avventura, che tra l'altro non avevo mai effettuato, perché Pokémon X e Y non l'avevo mai terminato. Quindi grazie a tutti, mi mancherete tantissimo. Federic, tu mi mancherai un po' meno degli altri. Ma ti voglio. Le mie battute ti mancheranno. Le, mie le tue battute mi mancheranno da morire. Ma comunque, in un certo senso, mi mancherà registrare con te. Quindi devo ammetterlo. Ecco. Devo ammetterlo. Mi piange un po' il cuore, ragazzi. Mi piange il cuore. Vabbè, dai, raga, è andata così, non ci demoralizziamo, siamo fortissimi, noi ci vediamo prossimamente con nuove serie sul canale, un bel like di supporto, commentate qui sotto e noi ci vediamo con prossimi video, non di XY, Extreme Randomize. La maglietta di Violetta Merda, se ancora non l'avete acquistata, la trovate sempre in descrizione, sempre in tutti descrizione. Gli episodi, ci sarà sempre, e noi ci vediamo con un prossimo video. Grazie veramente a tutti, ciao allenatori! Grazie.